Semaforo verde per la relazione del garante dei detenuti. Il Consiglio regionale, a maggioranza, ha espresso apprezzamento per il lavoro di Fanfani. Progressi, ma anche una pandemia come ulteriore ostacolo al miglioramento generale. Via libera a maggioranza alla risoluzione del PD collegata al piano regionale di sviluppo. Il programma della Toscana per i prossimi 4 anni è dunque realtà. Finanziamenti destinati a progetti vecchi. La strada è ancora lunga, ma sulle carceri qualcosa si sta muovendo. A confermarlo è il garante dei detenuti per la Toscana, Giuseppe Fanfani, che si è visto approvare dal Consiglio regionale la relazione 2020. L'atto è stato promosso a maggioranza. Tra i miglioramenti, la questione legata al sovraffollamento, che vede il nostro territorio a metà della graduatoria nazionale, sebbene l'emergenza sanitaria abbia creato non pochi problemi. Il garante ha sottolineato che la situazione pandemica nel corso del 2020 ha enfatizzato il problema del sovraffollamento, che pure, grazie agli interventi precedenti, aveva visto la riduzione dei detenuti da 66.000 nel 2010 a 59.000 nel 2019, affermato Giacomo Bugliani, presidente della Commissione Affari Istituzionali. Fanfani ha evidenziato l'importanza dei garanti comunali per le loro attività nelle carceri di competenza e ha invitato i comuni, che ancora non hanno provveduto alla nomina, a farlo. Più in generale, ha indicato alcuni impegni programmatici per il 2021. Favorire la riapertura totale del carcere all'associazionismo, permettendo di nuovo il pieno ingresso delle associazioni in tutti gli istituti, mantenere e incentivare l'uso dei mezzi informatici di comunicazione per i colloqui con i familiari e per attività di studio e formazione, riattivare i trasferimenti richiesti dai detenuti tra istituti penitenziari sia all'interno della regione che all'esterno, gestendo velocemente le domande pendenti. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione sull'attività annuale del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Il dottor Fanfani, il nuovo garante per i detenuti della Regione Toscana, ha illustrato nella prima commissione l'attività nell'anno 2020, mettendo in luce tutta una serie di aspetti importanti collegati al sistema carcerario detentivo della nostra regione. Lo ha fatto evidenziando come la Toscana sia nella media nazionale quanto al tema dell'affollamento degli istituti penitenziari. Ci sono alcuni istituti penitenziari sovraffollati, altri invece che sono in ipoaffollamento, però la Regione Toscana rientra nella media nazionale. Si è molto riflettuto anche sulle due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le due REMS che abbiamo in Toscana, quella di Volterra e quella di Empoli, e anche di tutte quelle misure che vengono adottate anche in altri luoghi di detenzione che sono restrittive della libertà personale. Si pensi soprattutto ai servizi che operano il contenimento collegati ai TSO, ai trattamenti sanitari obbligatori, o ancora alle RSA o le RSD quando diventano comunque luoghi nei quali viene scontata una pena. Tutto questo ha bisogno anche di dotazioni adeguate e infatti nella relazione resa dal garante c'è un'attenta disamina anche delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari della Regione Toscana e anche degli altri luoghi di detenzione come ad esempio le camere di sicurezza istituite presso le forze dell'ordine. La relazione è stata approvata a maggioranza, con il voto compatto del centro-sinistra, mentre Lega e Fratelli d'Italia hanno espresso parere negativo. Scaramelli d'Italia Viva ha ricordato i suoi interventi quando era presidente della Commissione Sanità per migliorare il sistema carcerario, mentre Francesco Torzelli, capogruppo dello schieramento di Giorgia Meloni, ha motivato la propria contrarietà, sostenendo il lavoro a senso unico del garante nella direzione dei detenuti. Garante detenuti è una funzione importante che noi sosteniamo, un'iniziativa importante, quella di tutelare coloro che sono nelle carceri. Ricordo bene un lavoro svolto negli anni precedenti quando anche da Presidente della Commissione Sanità ho introdotto e agito per tutelare la condizione di salute e di vita di coloro che sono detenuti nelle nostre carceri con delle visite costanti ma anche con iniziative, e questo lavoro sta proseguendo e credo che sia un dovere delle istituzioni toscane essere presenti anche nelle carceri. E ricordo la questione
del carcere di San Gimignano, dove siamo stati in grado fondamentalmente anche dal nostro osservatorio di incidere rispetto al ripristino delle condizioni anche di legalità all'interno delle carceri. Quello che noi abbiamo contestato alla relazione del garante per i detenuti è il continuare a voler interpretare il rapporto fra istituzioni e carcere soltanto parlando con una delle due anime che vivono e che devono convivere all'interno del carcere. Noi abbiamo chiesto al garante di impegnarsi di più sul fronte anche dei rapporti con la polizia penitenziaria, che oggi sono completamente assenti, e leggere che un garante dei detenuti operi soltanto in una direzione, non coinvolgendo entrambe le anime, che per la vita del carcere, non perché siamo a giocare una partita di calcio e ci sono due squadre differenti, ma i carceri, abbiamo visto anche quei casi di malfunzionamento che abbiamo avuto negli ultimi anni, funzionano quando le due anime, quindi quella dei detenuti e quella degli operatori di polizia penitenziaria, convivono all'interno e si aiutano anche reciprocamente nella vita del carcere. Il garante noi lo interpretiamo come una figura che vada ad avvalorare questa cooperazione e non che faccia l'avvocato difensore di una parte contro l'altra, magari percependo la parte della polizia penitenziaria quasi come fosse una controparte contro cui dover combattere una guerra quotidiana. Non è questa la figura che a noi piace, è per questo che ad oggi non siamo ancora convinti dell'operato del garante Fanfani. Nero su bianco il futuro della regione dei prossimi 4 anni. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la risoluzione del PD in merito al piano di sviluppo regionale 2021-2025. La Giunta viene chiamata a procedere nella definizione del programma regionale di sviluppo 2021-2025 per cogliere le opportunità di questa fase storica, con l'obiettivo prioritario di una Toscana più coesa, capace di superare i gap storici che hanno finora separato l'area centrale più ricca urbanizzata da quella della costa e dalle aree interne. Il PRS dovrà essere articolato fin dalla prima stesura come una cornice all'interno della quale concorrano le possibilità offerte dal prossimo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027 e le priorità indicate dalle 6 missioni del PNRR, alla fine di convogliare in un unico strumento di programmazione tutti gli obiettivi strategici e le linee di sviluppo regionali volte ad agevolare una ripresa duratura e sostenibile, in grado di coniugare l'innovazione ambientale, sociale ed economica con i valori di solidarietà che da sempre contraddistinguono la storia della Toscana. Le risorse, in maggioranza, dovrebbero essere dedicate a sostenere la ricerca e la formazione per superare il digital divide. Digitalizzazione, Green Deal, riduzione delle disuguaglianze nelle 3 grandi aree. Al momento gli investimenti previsti ammontano complessivamente a oltre 775 milioni di euro per l'anno in corso, a circa 526 milioni di euro per il 2022 e a 236 milioni per il successivo 2023. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Giani. Il rilancio deve puntare a eccellenza, connessione e solidarietà. Al suo fianco Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD, che ha affermato: siamo di fronte a una grande opportunità, un'occasione storica, perché per la prima volta, dopo tanto tempo, saranno disponibili risorse rilevanti. Parole ribadite da Stefano Scaramelli di Italia Viva, che ha sottolineato l'importanza di dare impulso con questo piano a 2 ambiti, le aree periferiche e le infrastrutture. È un atto molto importante che in ogni legislatura rappresenta un po' il piano strategico del governo della regione. Quest'anno il piano regionale di sviluppo in realtà si inserisce, si interconnette con gli altri atti che sono al centro di dibattito, ovvero il piano per la ripresa e la resilienza, cosiddetto piano che viene chiamato recovery plan, che si connette a quello che è chiaramente il piano nazionale approvato il 30 aprile, e dall'altro ai fondi strutturali comunitari, perché siamo al crocevia dei fondi strutturali previsti dal 2021 al 2027. Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza, solidale e connessa, ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare dal punto di vista culturale, economico, sociale, quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo, ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa da un punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, stradali, di grande collegamento nella direttrice est-ovest e nella direttrice nord-sud, valorizzando il corridoio tirrenico,
ma contemporaneamente modernizzato, penso all'attraversamento dell'alta velocità con l'aeroporto che è stato proprio ieri sollecitato, quello che rappresenta il modo per connettersi oltre, non solo sul piano fisico ma anche sul piano immateriale, con tutte le connessioni della banda larga e del collegamento di aree che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social. È un obiettivo perché lo vediamo, quando si riesce a creare la connessione, lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio. Si tratta di uno strumento fondamentale per quanto riguarda la programmazione dell'attività della Regione Toscana nei prossimi anni. Si parte da una valutazione e un'analisi di quelli che sono i dati strutturali della Regione, quali sono le principali strategie prioritarie che vorremmo mettere in campo, come lavorare per individuare politiche e progetti sia generali che quelli di settore per quanto riguarda l'uscita della Toscana dopo la pandemia e per il rilancio della sua attività, della sua economia, del sostegno ai territori, alle comunità sociali, utilizzando anche nuovi modelli di sviluppo rispetto a quelli passati, all'insegna della parità tra territori e della parità tra i generi. I punti che emergono da questo piano sono quelli ambientali, intendendo uno sviluppo sostenibile per quanto riguarda il futuro, sono quelli della coesione sociale, sono quelli dell'innovazione tecnologica. Un atto importante, un'informativa sul documento più importante che la Regione Toscana deve affrontare, il Piano Regionale di Sviluppo, è il documento con il quale le risorse comunitarie si integrano con le risorse dei toscani e con il quale noi faremo programmazione per i prossimi anni. È un documento strategico molto importante sul quale abbiamo evidenziato l'importanza delle zone periferiche, delle zone rurali, dei collegamenti, della connettività, della sanità come fonte di sviluppo e nello stesso tempo come opportunità economica, perché la tenuta sanitaria di una regione determina sviluppo economico. Questa pandemia ci ha detto questo, quanto siano importanti le infrastrutture, l'innovazione, i giovani, una serie di temi importanti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi, e questo sarà un impegno importante verso il quale ovviamente il piano regionale dovrà integrare risorse comunitarie con risorse regionali. L'entusiasmo per il documento è scemato passando tra le file dell'opposizione. Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia ha parlato di un progetto troppo dipendente dai fondi europei, mentre Elisa Montemagni della Lega ha evidenziato come si tratta di qualcosa di già visto e non portato ancora a compimento. In più è necessario accorciare i tempi, un concetto ribadito anche da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, che ha espresso il timore di guardare più al passato che al futuro. Oggi abbiamo iniziato a discutere il documento preliminare perché, nonostante lo statuto preveda 6 mesi per presentare lo schema di piano regionale di sviluppo, in realtà la Giunta è in ritardo. Ritardo parzialmente comprensibile perché ovvio la discussione si lega al PNRR, cioè al Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, e naturalmente alla programmazione dei fondi comunitari 2021-2027. Molte dichiarazioni roboanti, si è passati dalla parola resilienza alla transizione che si fa un po' per tutto. In realtà noi abbiamo ricordato a Gianni che la Toscana si trova messa male, siamo in stagnazione economica ormai da molti anni, siamo senza infrastrutture che ci possano rendere competitivi con le altre regioni europee, abbiamo una situazione sociale da tenere sotto controllo. È ovvio, non tutto va male, ma il governo regionale ci deve mettere in condizioni, deve mettere il Consiglio regionale in condizioni di affrontare una discussione seria con un percorso chiaro, perché i tempi del PNR sono tempi molto stretti. Entro il 2023 dovranno essere messi a gara tutti i progetti, entro il 2026 sostanzialmente è finito tutto, pena la perdita dei finanziamenti. Il piano regionale di sviluppo è un'opportunità, una responsabilità per questo Consiglio, soprattutto dopo la pandemia. Sappiamo benissimo che il mondo e la Toscana hanno bisogno e hanno esigenze diverse rispetto a prima.
Purtroppo molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivati a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il PAER è già scaduto, quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa, ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana, creare posti di lavoro, tutelare ciò che abbiamo, cercare di aiutare i distretti, andare a pubblicizzare tutti i nostri territori, a sanare il problema del digital divide che ancora è fortissimo nella nostra regione. Sappiamo benissimo che ci sono zone in cui la connessione è ancora assente. La cosa più incredibile che emerge è che stiamo discutendo un documento che potrebbe essere stato scritto 5-10 anni fa. Si vede che è aggiornato soltanto perché c'è il riferimento alla pandemia che ci ha colpito e ancora sta colpendo la Toscana. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi, molti che arriveranno in Toscana, si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche, e tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno, realizzate senza una prospettiva per il futuro. E questo è molto grave, perché l'occasione del Next Generation EU è molto importante e adesso ancora la Toscana sta ragionando con vecchi modelli, con una vecchia struttura e soprattutto sta basando tutto questo su cosa? Su un progetto di una nuova pista aeroportuale che ancora porta avanti dopo molte bocciature, su autorizzazioni e continui ampliamenti di discariche, su sempre la continua gestione del paesaggio e dell'ambiente, la medesima da anni che è ancora non fruttuosa, con gli stessi problemi da affrontare, le stesse soluzioni e di nuovo probabilmente gli stessi buchi nell'acqua. Se ci fossero state dei monitoraggi attenti, vedremo che a distanza di continue legislature i risultati non raggiunti sono medesimi e su questi ci si è investito molti soldi. Al termine del dibattito sono state approvate diverse risoluzioni della Lega. In più sono stati inclusi anche alcuni emendamenti.